Una continua discesa e la visione della luce in fondo al tunnel. Il coronavirus sta allentando la morsa in tutta Italia e anche nelle Marche, dove si registra un netto calo di positivi. Secondo le previsioni dell'esperto, l'epidemiologo Marco Pompili, già quest'estate potremmo arrivare al triplo zero di contagi, di ricoveri e decessi. Guardando l'andamento di oggi, quindi guardando il tendenziale che abbiamo oggi con i tamponi più strutturati, quindi non del lunedì, ma con i tamponi un pochettino più strutturati, verso il 10 e il 15 di luglio potremmo arrivare a quota zero. E oggi il lavoro e le indagini dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione, diretto da Pompili, si concentrano in particolare sulle varianti che ormai caratterizzano la pandemia. Nelle ultime sequenze che stiamo effettuando, circa 50 alla settimana, effettuate in modo random, abbiamo rilevato tendenzialmente la variante inglese, che ormai è prevalente sul tessuto regionale, come nel resto in Italia, e la variante brasiliana, che ha un'incidenza molto forte nella provincia di Pesaro-Urbino. Con anche la variante di New York, che sono stati rilevati 3 casi nelle scorse settimane, e anche la variante sudafricana nell'ultima settimana. Cresce anche la preoccupazione per la variante Delta, detta anche indiana, che circola già in Italia con casi riscontrati anche nelle regioni limitrofe alle Marche. Sappiamo che ha una forte incidenza in Emilia-Romagna, quindi c'è una probabilità sicuramente, anzi probabilmente nelle prossime settimane potremo rilevarla. In questo momento ancora però non è stata rilevata nel nostro territorio. E i vaccini hanno una copertura per queste varianti? Beh, dalle evidenze che ci sono in questo momento, sì, dagli ultimi studi effettuati in Inghilterra c'è una copertura anche della variante inglese, quindi anche per questa variante c'è una copertura che è quella del vaccino, sì. Quali sono le fasce di età più colpite in quest'ultimo periodo? Guarda, l'età si è abbassata, è anche cambiata radicalmente l'andamento epidemiologico. L'età media oggi è 35 anni, è soprattutto asintomatica tendenzialmente, quindi non ha accesso ospedaliero. E l'età media è prevalente nel 30% dei casi è un under 24, quindi nel 30% dei casi ha meno di 24 anni. Ha nel 15% dei casi ancora sopra 60 anni e nel resto è una fascia compresa tra 59 e 29 anni. Le alte temperature, ma anche la chiusura delle scuole, salvo esami, hanno contribuito a questo calo di contagi. Guarda, abbiamo visto anche l'anno scorso che la stagionalità è un fattore importante nel SARS-CoV-2, quindi è chiaro che ha inciso. Però ha inciso tendenzialmente la stagionalità e l'apporto della vaccinazione. Oggi è vaccinato 1 su 2 della popolazione regionale, soprattutto nell'85% degli over 60, quindi è chiaro che la mortalità e l'ospedalizzazione che era carico soprattutto di questo target di popolazione è diminuita, correlata alla stagionalità e l'apporto importante della vaccinazione.